assumere la direzione. Passa qualche anno, Piancastelli a Roma si è innamorato di un ragazzo, si chiama Umberto Recchioni, è un garzone di Barbieri, ha 16 anni, Piancastelli ne ha 44, e pian piano lo tira nella sua orbita. Nel 1921 lo porta a Fusignano, lo presenta in modo ambiguo, facendo quasi credere che sia in realtà un figlio naturale. Poi i vari personaggi di casa Piancastelli, che sono tanti e tutti conosciuti attraverso le molte lettere che scrive, si accorgono che ci sono delle affettuosità che non sono da padre a figlio, ma hanno natura diversa. Come si diceva allora, sono di natura innominabile. Io non voglio continuare su questo argomento perché altrimenti è imbarazzante, poi alla fine può interessare una cosa giusta. Ma che venga a turbare la tranquillità e soprattutto l'amore per lo studio che ha Piancastelli, questo è innegabile. Spallicci e Piancastelli comunque in qualche modo ancora corrispondono, si dicono cose di ordinaria amministrazione, uno chiede all'altro di completare una raccolta, puoi aiutarmi, gli chiede per esempio a quale vero nome corrisponda un certo pseudonimo, perché Piancastelli ha un libricino con tutti gli pseudonimi degli scrittori romagnoli, ma qualcuno non sa a chi effettivamente appartiene, e ce ne sono dei curiosi. In Piancastelli, nella biblioteca di Forlì, è conservato questo libricino dove volendo si può consultare e venire a capo di certe intricatissime situazioni. Quindi è un piccolo carteggio di cose banali, salvo quando succede che Piancastelli sente improvvisamente il bisogno di una discendenza che naturalmente vuole costruirsi attraverso questo Umberto Recchioni, che si è messo in casa, definito dagli studiosi, io ho i documenti, non invento niente, di ogni cosa sono in grado di rispondere, data, fatti, nomi e luogo in cui è stata stampata. Piancastelli, dicevo, attraverso questo Umberto Recchioni vuole costruirsi una famiglia. Trova una brava ragazza di buona famiglia toscana, fa sposare i due. Recchioni è considerato un individuo volgare, ignorante, grossolano, arrogante, sostanzialmente impulsivo nei suoi gesti, ma quando la ragazza si ritira, Piancastelli corre in Toscana, in Val d'Elsa, dove abita la famiglia, e riesce a rappattumare una cosa. I due si sposano a metà settembre del 1930 e un anno dopo la ragazza, che è scappata già due volte dal palazzo di Fusignano perché ha capito di far parte di un menage à trois, non ne vuole sapere e quindi va via, abbandona la famiglia, Piancastelli ottiene finalmente quello che ha sempre cercato. Nasce il figlio del Recchioni, e il cognome non l'ho inventato io, nasce il figlio del Recchioni e il bambino viene chiamato Carlo, ovviamente, come Piancastelli. È l'erede designato. Perché è l'erede? Perché Piancastelli non ha mai voluto adottare anagraficamente, ufficialmente, questo ragazzo che si è messo in casa, in quanto la famiglia di lui è fastidiosa, petulante, chiede soldi, e quindi non voleva, attraverso l'Umberto, dare la possibilità a questa gente di inserirsi sul suo patrimonio, mentre invece sono dichiarati eredi
i figli che il Recchioni avrà dal matrimonio legittimo. In questa situazione parte una lettera del Biancastelli a Spavicci, nel quale dice tutta una storia di una, che apparentemente è di una banalità sconcertante, ma alla fine poi si risolve nel fatto che il bambino ha bisogno di cure e lo Spallicci è un pediatra di grande valore e può indicare cure seriamente. Intanto succede, siamo agli inizi degli anni 30, succede il pasticcio della Pie. Muore Arnaldo e sulla Pie escono 9 righe in tutto in cui si parla della morte di Arnaldo Mussolini, per dire che poi tutto sommato il merito di Arnaldo era di aver creduto in Spallicci. Non si dice altro, è una cosa che lascia attoniti. Naturalmente gli amici capiscono che è un momento serissimo, che il comportamento di Spallicci non ha senso, e prendono, c'è una lettera di Pio Macrelli bellissima che non posso leggere perché non posso leggere, in cui però è detto chiaramente: guarda, noi lo scrivo io l'articolo per Arnaldo, cito solo i ricordi personali, non entro in politica, riporto solo il bel momento del freddo di Bertinoro del 14, tanto tu eri in buona amicizia con l'amico, eri in buona amicizia, lo scrivo anch'io. Arnaldo l'ha tirato fuori di galera 2 volte, quindi aveva tutti i motivi Spallicci di essere grato ad Arnaldo. Niente da fare, l'odio nei confronti di Benito Mussolini è tale per cui, colpendo Arnaldo, è detto no perché dolerti nebbia. E così compadre Dante liquida la questione, e nonostante la bella lettera che pubblicherò, questo non consentirai, ecco, nonostante la bella lettera di Pio Macrelli, non c'è niente da fare. Macrelli dice: sta fermo, ci penso io, era nella direzione, Macrelli aveva tutto il diritto di parlare, però Spallicci era più uguale degli altri, erano 4 o 5, ma insomma tutti alla pari nel cartaceo, però comandava Aldo Spallicci, e quindi la cosa viene chiusa lì. Spallicci può far credere che si tratti di altro, ma in realtà la vera ragione per cui la Pie salta è questa. Biancastelli scrive una bella lettera a Spallicci per dire: oh, come mi dispiace che la Pie venga soppressa, non ci volevo credere. E adesso dove continueremo i nostri studi sul folklore della nostra terra? È una bella lettera piena di solidarietà, piena di comprensione. Spallicci, che è pervaso da una smania di autodistruzione, Dostoevsky avrebbe parlato di autotortura, perché il momento è veramente tremendo per lui, un cupio di soldi, voglio smettere, voglio chiudere, voglio morire con la mia creatura, la Pie viene soppressa, Spallicci scrive la poesioni d'occasione, l'Elena Bella Pie, e la storia finisce lì. Ma siccome il vizio di scrivere gli è rimasto, che cosa fa? Intanto comincia a scrivere un sacco di libri, ma una decina sono, uno dopo l'altro, sulla medicina dei classici latini, Lucano, Plinio, Marziale, Lucrezio, eccetera. Così come nello stesso tempo ha un'intuizione. Perché nella tua biblioteca di Fusignano non tiriamo fuori un po' di cronache e le pubblichiamo? Così facciamo una bella biblioteca romagnola, e ogni anno usciamo con 2 proposte. Tra l'altro, a un certo punto parla di manoscritti, e poi la proposta che fa, la proposta che fa, lui parla di manoscritti, poi la proposta che fa è pubblichiamo il Placucci. Il Placucci era già stato pubblicato nel 1818, aveva avuto anche tante altre ristampe, quindi è abbastanza improprio quello che dice. E chiede a Biancastelli, che insomma
ha capito che questo ciurlo un po' nel manico, gli dice: ma insomma, io sono a Roma, non sono in grado di risponderti, quando torno a Fusignano ti saprò dire. In realtà non usciranno queste cronache manoscritte, perché una cronaca manoscritta bisogna saperla leggere, bisogna saperla interpretare. Se andate a finire sotto il novacolo, ragazzi, non avete un'idea di quanto sia illeggibile, illeggibile da tutti i punti di vista. E quindi muore questa situazione, questa occasione che Spallicci voleva sfruttare tramite Piancastelli, e la storia finisce lì. Piancastelli, sopraffatto dalla situazione di quella scombinata famiglia che ha messo insieme, dove tutto va sempre peggio e dove non riesce a risolvere un bel niente, dona tutta la sua collezione agli istituti culturali di Forlì, per una storia che non posso dire perché non c'è tempo, eccetera. Ma la cosa ha un grandissimo risalto sul territorio nazionale e finisce molto criticato, soprattutto dagli amici, soprattutto da Emilio Biondi, che era un amico intimo di Piancastelli. Non ho provato questa donazione che tu hai fatto in quelle sporche mani, che sarebbero quelle dei lettori della biblioteca di Forlì. Meno male che l'ha fatto, perché il palazzo di Fusignano è stato completamente distrutto in tempo di guerra, e così qualche cosa si è salvato. In giro mi dicevano i fusignanesi che volavano da tutte le parti carte, lettere, libricini di Piancastelli dopo i vari bombardamenti, e chi passava di lì poteva raccoglierli. Quindi tanto è andato perduto, tanto è stato rubato, tanto è quello che non posso dire perché non ho il tempo, però quello che mi preme sottolineare è che la qualità e la quantità che abbiamo del materiale di entrambi basta e avanza, sia di Spallicci sia di Piancastelli. Magari se si mettono insieme possono ben dire con Orazio: exegi monumentum ere perennius. È una conclusione possibile. Bene, a conclusione, la Società di Studi Romagnoli ringrazia tutti, ringrazia il signor sindaco, i suoi assessori, il presidente della Prologo, l'imprenditore Cangini, che ha dato un valido sostegno a questo convegno, ringrazia tutti i relatori. Abbiamo avuto anche pochissime defezioni, nonostante il tempo un po' incerto, qualche bronchite in giro, qualche prima influenza. Ringrazio i relatori perché la qualità degli interventi